Ciao a tutti ragazzi, bentornati qua su Retroctober, col terzo gioco di questa serie che si chiama Destruction Derby 2 del 1996, sequel del gioco Destruction Derby 1, naturalmente del 95, che però io giocai il Destruction Derby 2 senza giocare l'1, quindi nel senso vi porto il 2 naturalmente ai tempi. Basato sullo sport chiamato Demolition Derby, il gioco ruota intorno ad una sfida fra diverse autovetture che devono distruggersi fra loro per ottenere quanti più punti possibili. Quindi ragazzi, tanta, tanta roba. Bene sì, tra l'altro su un gioco di macchine, è un evento, perché io non gioco mai giochi di macchine. È raro, molto raro che giochi di macchine, però questo gioco qua per me ha fatto la storia nel senso dei giochi di macchine. Per me non è il Gran Turismo o altri giochi, per me questo qui è il gioco per eccellenza per quanto riguarda il far burdallo. Destruction Derby, mamma mia, quante volte che ci ho giocato con gli amici, eccetera. Quindi ragazzi, giochiamo un po' a Destruction Derby. Vai. Della Psygnosis, tra l'altro, il gioco. Allora, Breaking Racing Prince, Rookie, Select Track Pine Hill Raceway, Memory Card, CD Audio Player. Ah sì, mi sembra che forse qua poteva mettere anche addirittura le musiche. Che figata ragazzi. Back. Configurazioni, Select Control, Green Screen, Save Configuration. Ma io direi di partire tente col gioco. Select a Car Rookie. Allora, Pro, Rookie, Amateur, Pro. Beh, allora, io andrei su l'amatore, perché in effetti è da una vita che non ci gioco, quindi va benissimo l'amatore. Facciamo Breaking... Ok, Breaking Racing, Stock Car, Destruction Derby. Assolutamente Destruction Derby. Total Destruction, vai. Ah, perché qua praticamente segnalate, cioè create, diciamo, la vostra sfida. L'arena. The Pit. Aspettate, ragazzi, l'arena me la ricordo. Il Colosseo, ragazzi. Ah, no, dobbiamo prima farne... Ha fatto un rotto il gioco? No, ha fatto... Partiamo con questa, allora, vai. Go. Red Pike Arena. Ragazzi... Ai tempi, quanti di voi l'hanno giocato? Aspettate che abbasso un pelino, perché l'audio è un po' troppo alto, altrimenti vi dà fastidio, sicuro. Continua. Ok. 3, 2, 1, go. Dicevo, ragazzi... Wow, ragazzi... Oh, è bellissima sta cosa, ragazzi. Madonna, da quant'è che non vedevo sto gioco, ragazzi? Da quanto? Praticamente l'ultimo che rimane in vita vince una bordata di punti, mi ricordo. No, gira. Ok, wow. Vedete praticamente le lucettine, quelle lì rosse e arancioni, sono a seconda di quanto... Wow. Di come siete messi, diciamo. Noi siamo messi abbastanza di merda, comunque, per la cosa. Race over. Ecco, abbiamo finito perché si è spaccato praticamente il motore. Non so come ci siamo, diciamo, classificati, vediamo. View replay. Ok, quit. Rich Division 1 to unlock. Questo qui non so esattamente. Proviamo a mettere a cambiare. Mettiamo la Pro. Che fa più male. Perché mi sa tanto che dobbiamo per forza fare. Eh sì, proviamo così, dai. Anche dovessimo fare solamente una, è bellissimo lo stesso, ragazzi, perché è troppo figo. Fatemi sapere nei commenti quanti di voi veramente l'hanno giocato. Perché io questo gioco qua penso che chiunque l'abbia giocato almeno una volta. Sono quei giochi veramente fighissimi, secondo me, da giocare. Poi con le macchine, figurarsi. Wow. Ecco due.
È la Madonna. Mi fate almeno girare, per favore. Ok, grazie. Vai, 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 vai. Faccio fatica. Race over, niente. L'abbiamo spaccato di nuovo, ce l'hanno spaccato. Purtroppo non posso muovermi. Quando fa race over non posso più muovermi, praticamente. Ma al massimo proviamo anche qualche altra modalità. Questo qua diciamo che sarà un video un po' più corto, perché essendo un gioco di macchine non è che c'è chissà quanto da fare. Però Reach Division to Lock. Facciamo la Division allora. Praclise Stock Car Wrecking Racing. Dai, proviamo. Championship. Ma boh, scriviamoci semplicemente. Che palle. Mi ricordo dei giochi dei tempi che ti faceva mettere ogni 3x2 il nome. Prendi gli attenti della... infatti, vedi. Ok. Pine Hills Raceway. Bella lì. Siamo primi? Che bella cosina. Almeno, no? In realtà non puoi tanto, però. Vai, vai, vai. Vai, vai. Si sono distrutti tutti dietro di me, ma io faccio finta di niente. Vai. Wow. Wow, vai. Grandissimo. No, ciccio, adesso ti faccio male. Wow. Che pelo, ragazzi, che pelo. Vai così. Primo fatto. No. No. Sono distrutto malissimo, sono venuto 14.000 persone davanti adesso. Ecco. Niente. Ok. Siamo 14 millesimi? Perché purtroppo quando vai nella terra è un casino. Madosca quello lì, madosca quello lì, madosca quello lì. Pah! Perché comunque anche qua possiamo fare... spaccare anche qua le macchine, in questo tracciato qua. Oltre che essere un tracciato, diciamo, di tempo. Mi sembra che qua c'è anche pit stop nel gioco, vediamo. Vediamo se la fa. Sì, ti ripara, figata. Ho sbagliato perché devo farlo io a mano, la riparazione, vabbè, ok. Comunque. Sono 10... Wow! Ragazzi, porco due. Sono 10 giri. Ok, possiamo ancora recuperare. Vieni qua, Ciccio, vieni qua. Vieni qua. No, ho voluto strafare. Vai, vai. Madosca. Ok, grandissimo. Grandissimo. Si sono distrutti qualcuno dietro di me, non so chi. Aspetta che mi sto comunque divertendo lo stesso. Vai, vai. Tanto io, nel senso, in questi giochi faccio solo una pippa strusa, però è divertentissimo distruggere. Ecco perché mi piaceva così tanto questo gioco. Perché questo gioco qua veramente distruggi il mondo, distruggi. Vai, vai, vai. Spacchiamo quella davanti, spacchiamo quella davanti. Quella carina macchina rossa. Wow, wow, wow. Vai, 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 vai. No, 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 no. Wow. Race over, mi si è spaccato il fil. Mi si è spaccato. Come si chiama? Il motore. Vabbè. Pippoide tantissimo, vanno, ragazzi, ma è così. Ok. Possiamo andare avanti. Next race, vai. Vabbè, ci facciamo un pochettino due partitine così, ragazzi, giusto da farci due risate, dai. Io, come vi dicevo, questo qui è stato il gioco che ho amato di più. Lo giocavo tantissimo con gli amici, facevamo proprio delle mega partite. Ed era una figata astrusa farlo, questo qua di gioco. La Madonna di già. Non ho ancora capito, non mi ricordo come cazzo... Ecco, così, con questo. Oh cazzo, si poteva fare anche...
Ok. E quindi nel senso è stato sempre uno di quei giochi insieme a Need for Speed che ho amato di più a livello di giochi di macchine, anche perché gli altri poi mi incasinavo sempre, era affanculazzo. Dicevo anche perché gli altri mi incasinavo sempre e poi mi stufavo e smettevo di giocarci. Mentre questi qua insieme a Need for Speed sono quelli che ho sempre preferito di più a livello di macchine. E infatti, vabbè, faccio sempre cagare nei giochi di macchine, però diciamo che nel senso se già mi dite giochiamo a un gioco come questo, perché no? Tra l'altro, se vi ricordate bene, io sul canale di Twitch portavo Rocket League e non me la cavavo neanche poi malaccio, dai. Ho fatto anche dei ranked, molte ranked su Rocket League, quindi. Si è distrutto male quello lì. Wow, ragazzi! Mamma mia, ragazzi, che cosa ho fatto? Mamma mia! Mamma mia! Non stiamo giocando a Super Mario, scusate. Mamma mia, ragazzi, che cosa ho fatto? Che cosa ho fatto? Bellissimo. Vai. No, vai, vai. Vale lì. E quindi dicevo quello lì. Poi non so, ditemi anche voi nei commenti. Magari sicuramente qualcuno di voi sarà un appassionato di Gran Turismo. Perché comunque Gran Turismo ha fatto la storia della PlayStation 1. Quindi figurarsi, però io sinceramente non mi è mai piaciuto. Anche Driven, tutti i giochi. Colin McCrally è uno di quelli che invece è carino, ma non sono mai stato appassionato di Colin McCrally, sono sincero. Invece già tipo giochi come questo invece sono fighi perché distruggi le macchine, cioè. C'è poco da dire, ragazzi, è una figata. Ditemi che non è vero. Di nuovo, ritentiamo la sorte, ritentiamo la sorte. E la ritentiamo bene, attenzione, su due ruote siamo finiti, ma va benissimo. Qua si sono spaccati un po', direi di sì. Madosca, ragazzi, Madosca, guardate qua come stiamo filando. Di solito mi si spacca la macchina molto prima. Quindi stiamo andando molto bene. Sempre sto pezzo qua faccio fatica. Attenzione. Attenzione. Il tipo cercava di mettermelo nelle chiappette. E invece. E invece se me lo sono preso io da solo. Ok, vai. Quello dobbiamo spaccarla, quella macchina lì, se riusciamo. Ci serve assolutamente da spaccare qualche macchina. Grandissimo. Grandissimo. Vai. Aspettate che qua adesso però devo riuscire ad uscirne. Eccoli. Ok. Vai. Grandissimo. Wow. Guarda che stronzi. Adesso però vado un secondo nei. Wow. Perfetto. Vado un secondo nei box a ripararmi la macchina. Tanto mi sembra si possa fare così. Vai. Ripara la macchina. Devo riparare solo davanti, tanto. Vai, grandissimo. Sono riuscito a riparare almeno un pochettino la macchina. Ottimo. Vai. Sì, diciamo che questo video qua sarà un po' più corto perché naturalmente i giochi di macchine, cioè, interessano relativamente, lo so già. Però sapete che a me era uno di quei giochi che comunque volevo portarvi per farvi capire la mia infanzia, diciamo, sportiva. Tanto tranquilli che ci saranno anche altri giochi sportivi, non ci sarà solamente questo. Che poi questo qui è più distruttivo che sportivo. Però. Vai, grandissimo. No, stavolta la prendiamo normale. Come race over? Ah, ho spaccato di nuovo la. Vabbè. Dai, ci mancava. Ci mancava solamente un. Come si chiama?
un giro? Vediamo. Siamo arrivati. Ragazzi, siamo arrivati terzi. Attenzione, siamo arrivati terzi, ragazzi. Porco Giuda su 20. Grandissimo, va, mamma mia. Allora, ragazzuoli, dai, tanto questo qui era un video abbastanza corto, giusto per farvi vedere un po' com'era il gioco, se ve lo ricordavate, se l'avete giocato, se l'avete avuto come me, i tempi, eccetera. Detto questo, ragazzuoli, ci vediamo alla prossima, sempre con il quarto giorno, naturalmente, The Retro October, con il quarto gioco. Non vi do mai spoiler su che gioco sia, perché è bello che lo vedrete sul momento. Casualmente sono spuntati tre giochi PSX tutti assieme, però tranquilli che vi ribadisco, non ci saranno solo PSX, dai, tranquilli. Detto questo, ragazzi, ci vediamo alla prossima, sempre qua su MySinTV. Mettete un mi piace, iscrivetevi, fatemi sapere nei commenti sempre le cose, che un po', almeno se facciamo un po' anche un po' di commenti, eccetera, se crea le discussioni non mi dispiacerebbe, e ci vediamo alla prossima. Ciao, ragazzi!